Un saluto a tutti amici di High Tech Italia, Huawei P8, unboxing e recensione di questo dispositivo. Andiamo ad aprire la confezione di questo smartphone della Huawei, ovviamente disposto in verticale, come ultimamente sta facendo la casa produttrice. Nella confezione troviamo la manualistica e in questa parte della confezione troviamo il connettore per la ricarica a parete, il cavo USB e le cuffie di buona fattura, oltre alla graffetta per l'estrazione della SIM. Unboxing velocissimo, andiamo a parlare del dispositivo che secondo me è uno dei più belli in commercio. Abbiamo un peso di 144 grammi che non si sente veramente per nulla, sembra una piuma da tenere in mano, 144,9 x 72,1 x 6,4 mm, veramente sottilissimo, Android 5.0.2 nativo, MIUI 3.1, display dei più belli mai visti da me sinceramente ultimamente. Abbiamo un 5,2 pollici 1080 x 1920 pixel 424 ppi e un IPS LCD. Abbiamo una capacità di 16 GB espandibile fino a 128, una RAM da 3 GB e un 8-core diviso in due quad-core Cortex A53, uno da 2 GHz e uno da 1,5 GHz. Andiamo a vedere un po' da cosa è composto. Nella parte sottostante abbiamo la cassa, il microfono e l'entrata USB e queste due vitine per lo smontaggio. Abbiamo i due jack, uno per la SIM e uno per la memory card, il tasto di accensione e spegnimento e il volume alto e basso, il jack per le cuffie da 3,5 mm, il microfono per la soppressione dei fruscii. Dietro abbiamo il doppio flash LED, una fotocamera da 13 megapixel come dicevamo, scusate, frontalmente abbiamo una fotocamera da 5 megapixel e il riconoscitore di prossimità. Andiamo ad accendere il display di questo dispositivo. Bella questa transizione per lo sblocco. Non c'è il riconoscitore di impronte digitali perché questo dispositivo, diciamo che è uscito nella prima parte del 2015, quindi il sensore di impronte digitali è stato implementato quest'estate. E partiamo quindi con questo display. Andiamo nella galleria. Questo è il video test che ho girato prima. Questa è una foto che ho fatto, scattato prima del mio computer. Come vedete, i tasti vengono riprodotti in maniera buona, direi quasi ottima. Fotocamera veramente molto molto bella di questo dispositivo. Vedete qui molti colori riprodotti molto bene. La palette dei colori che non perde di qualità quando andiamo a inclinare lo schermo. È un IPS, quindi i bianchi vengono riprodotti in maniera fedelissima, però anche i neri non perdono di qualità. Qui abbiamo le matite riprodotte molto bene e i pappagalli anche qui molto colorati. Devo dire, display, come dicevo prima, dei più belli visti ultimamente, da me almeno. Andiamo a vedere il solito video in 4K. Vediamo anche come si sente il volume. Ecco, devo dire bassi molto profondi. Andiamo a vedere per esempio adesso come si sente la musica. Ecco, altoparlante veramente ottimo. Abbiamo provato il Huawei G8, di cui dovreste vedere la recensione sul canale in questi giorni, e devo dire che la differenza è veramente notevole. Il P8 si sente veramente molto più alto. Proviamo una navigazione web per vedere come risponde su internet. Andiamo su The Verge. Come vedete,
il caricamento è abbastanza veloce, chiediamogli il sito in versione desktop. Ecco qui che l'ha caricato. Ecco, vedete, perde leggermente un attimo di tempo nel caricare le foto. Proviamo a vedere quanto ci mette. Ecco qui. Il pan, diciamo che è buono, molto buono. Risponde molto bene a quello che gli chiediamo di fare. Vedete, perde leggermente tempo nel caricare le immagini, ma penso sia veramente colpa del sito, che è veramente molto pesante e ricco di informazioni. Però devo dire che la navigazione è buona. Gli stiamo chiedendo tanto, soprattutto sotto il wifi, che non è mai stato veloce, quindi direi che il test della navigazione internet, ecco, è superato. Il display l'abbiamo visto, proviamo a vedere come si comporta quando gli chiediamo di aprire un gioco. Calibriamo il display. Scusate. Vedete anche gli specchietti retrovisori come vengono riprodotti molto bene. Devo dire che la qualità di gioco su questo P8 è veramente ottima. Il display risponde in maniera ottima e, come dicevo anche prima, è uno dei più belli che ho visto ultimamente, e si conferma anche quando andiamo a provare qualche gioco. E risponde veramente bene, non perde qualità nelle transizioni. Andiamo a vedere la fotocamera. Usiamo sempre la scatola come modello. Qui è impostato sul video, vediamo se riusciamo a prendere la foto. Eccolo qua. Ecco, scatto molto rapido. Devo dire, non ai livelli di Samsung S6, che secondo me rimane ancora il migliore, però diciamo ai livelli di iPhone 6S. Le foto vengono scattate molto bene, a 13 megapixel, ha una qualità massima di una risoluzione massima di 4128x3096 pixel. Non arriva al 4K la fotocamera, si ferma al Full HD. C'è il risparmio di energia. Andiamo a vedere un po' di impostazioni, di informazioni che ci dà questo dispositivo. Ecco qui abbiamo 3 GB di memoria, il display, come abbiamo detto, la risoluzione, Android 5.0 nativo e MIUI 3.1. Abbiamo anche qui su questo Huawei P8 la possibilità di selezionare dei temi diversi. Questi sono quelli preimpostati, per esempio proviamo a impostare questo, anche se non mi piace moltissimo, vi faccio vedere giusto come funziona. Si applica il tema, ecco qui, come vedete cambia tutto, però devo dire che, diciamo, ho scelto forse il tema che mi piace di meno. C'è questa modalità regista che è interessante, praticamente si interconnettono più dispositivi Huawei. E per appunto unire i video che poi si vanno a girare, quindi devo dire funziona veramente carina. C'è tutto, c'è l'archivio dove ci dice tutto quello che abbiamo su questo dispositivo. C'è il gestore telefono, veramente utile, dove si può fare una scansione di tutto quello che sta occupando memoria. Si può pulire l'archivio, si può attivare il risparmio di energia, insomma veramente una funzione completa. Ovviamente c'è la parte messaggistica, proviamo a vedere come risponde la tastiera. Ecco qui, come vedete, siamo riusciti a scrivere tutto quello che volevamo senza mai sbagliare. C'è anche la modalità tastiera swipe, che funziona molto bene. Vedete, risponde, capisce quello che vogliamo scrivere e traduce il trascinamento del dito in parole. Devo dire che questo dispositivo mi è molto piaciuto. Quello che mi piace di più di questo dispositivo è il design e soprattutto il display. Veramente, secondo me, bellissimo. Anche questa modalità di sblocco, come vi stavo facendo vedere prima, è molto interessante, molto carina, come il display, con il display che compare pian piano. Tirando su, vedete, abbiamo questo menu a scomparsa simile a iOS, dove abbiamo la fotocamera, la torcia, la calcolatrice e il registratore audio. Qui invece abbiamo la barra delle notifiche con le varie scorciatoie.
dove possiamo impostare tutte le cose principali come il Bluetooth, Wi-Fi, luminosità che possiamo impostare automatica. Ecco, l'unica pecca di questi Huawei è la luminosità automatica che a volte è troppo bassa, a volte è troppo alta, però diciamo che sono piccolezze. Io non uso mai l'automatica, imposto da solo la luminosità. Quindi diamo un voto a questo Huawei P8, da 1 a 10 direi 7,5. Design bellissimo, prezzo diciamo anche questo equilibrato per quello che offre questo dispositivo. Si gioca molto bene su questo dispositivo, abbiamo visto come Real Racing risponde molto bene. Quindi per questa recensione del Huawei P8 è tutto, seguiteci su Facebook, su Twitter e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Un saluto a tutti da iTech Italia, ci vediamo al prossimo video.